libertà, però questa libertà ha parecchi limiti. E su questo molti patrioti prenderanno la parola in maniera anche forte. Scriveva per esempio Luigi Salviati: chi è il sovrano? Il popolo che sceglie l'autorità o le autorità che l'amministrano? Che merito hanno essi più degli altri patrioti affaticati e resi meschini per la libertà procurata alla patria? Ve lo dirò io. Il merito di aver giurato nella piazza di San Pietro nel giorno della Costituzione la libertà all'impartinaggio, l'eguaglianza nel mantenere i piedi fermi sul governare il popolo così come si faceva dal tiranno passato, di minacciare la morte a chi la patria difende. Quindi, insomma, parole molto pesanti, ovviamente, e questo ci aiuta a capire diciamo, l'emarginazione di queste forze. Emarginazione di queste forze, quindi di questi circoli, di questi club rivoluzionari, dove c'è un altro elemento di novità, la presenza delle donne. Noi conosciamo giustamente quella che è stata veramente una delle protagoniste della cultura non solo napoletana o italiana, ma europea della fine del Settecento, la Eleonora de Fonseca Pimentel. Ma ricordiamoci che sono molte le donne che iniziano a reclamare dei diritti politici proprio in questi anni, e non solo in Francia, dove Olympe de Gouges scrive la Dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine, e anche lei finirà, come sappiamo, sul patibolo, ma anche nella stessa città del Papa. In queste riunioni che vengono proibite, le donne mostrano un attivismo, diciamo così, imprevedibile, iniziano a reclamare i loro diritti politici, il diritto di essere escluiti, parlano di libertà, di religione, di democrazia, iniziano a calcare anche le scene, prima le scene teatrali pubbliche non potevano essere calcate dalle donne. Alle attrici era proibito esercitare il loro mestiere, le parti femminili venivano interpretate da maschi travestiti. 3 giorni dopo la proclamazione della Repubblica, le donne possono iniziare anche a calcare le scene teatrali. Ma non è solo questo, ovviamente. A me piace anche ricordare appunto alcuni elementi, dicevo. Forse anche se vogliamo meno importanti, ma che ci danno l'idea di come attraverso questa esperienza che è durata 19 mesi, la Repubblica Romana è quella che ha la vita più lunga tra le varie repubbliche, dal 15 febbraio 1798 al 29 settembre 1799, con una chiusura, quella a cui facevi riferimento tu prima, cioè tra la fine e gli ultimi giorni del novembre e la prima metà di dicembre del 1798, c'è appunto la prima occupazione napoletana, che però finirà in un disastro per i napoletani e quindi risorgerà nuovamente la Repubblica. Dicevo, è un grande laboratorio politico, lo si vede dai grandi temi, lo si vede dai piccoli temi, piccoli. Parlavo per esempio delle donne in teatro, parlavo del fatto che appunto tra queste donne penso per esempio alla Corsella Bruce, ma molte altre ne potremmo nominare. Parlavo del fatto che appunto le donne calcano le scene teatrali, ma anche delle piccole innovazioni che oggi come oggi fanno parte della nostra vita comune. Ma così non era al tempo, per esempio l'illuminazione notturna delle strade viene appunto diciamo legiferato di apporre i lumi in città la notte a fini chiaramente di controllo sociale, no? Da parte dei francesi, ma è un'innovazione che cambierà il volto della città, così come la numerazione civica delle strade, prima non c'era la numerazione civica delle strade. Quindi dei piccoli, se vogliamo, elementi di modernizzazione che verranno poi lasciate anche dalle forze della restaurazione, che si uniscono però a grandi problemi, a grandi temi di innovazione di cultura politica. Parlavo degli ebrei, beh, per la prima volta dal 1555 gli ebrei vengono equiparati al resto della cittadinanza.
vengono aperti i cancelli del ghetto e appunto gli ebrei sono considerati cittadini e a tutti gli effetti. Nasce il giornalismo politico. Prima le gazzette, io dico sempre ai miei studenti che le gazzette di antico regime erano un po' come quei giornaletti che si danno nella metropolitana, no? Questi giornali gratuiti, dove non c'è mai il commento politico, no? O non si parla di queste grandi questioni, c'è un po' la cronaca, così erano le gazzette. E invece nascono delle vere e proprie redazioni con appunto gli articoli di fondo, il commento politico, appunto. Quindi nasce il giornalismo moderno, ma soprattutto nasce la vita parlamentare, perché ai sensi della Costituzione dell'anno terzo, che appunto viene ripresa dai governi repubblicani della penisola, tutti gli stati italiani che appunto, come si diceva prima, erano divisi in tanti stati diversi per fisionomia normativa, per pesi, sistemi di misure e così via, vengono uniformati. Quindi non è solo, diciamo, una richiesta di tipo politico quello di avere l'Italia unita. L'Italia in questo periodo, per la prima volta nella sua storia, è unita da istituzioni comuni e quindi c'è un esecutivo. Ci sono due camere che a Roma assumeranno, diciamo, denominazioni classicheggianti, perché a Roma si parlerà di tribunato e di senato, l'esecutivo dei 5 membri verrà chiamato consolato, in ricordo appunto dell'antico spirito romano che si vuole far rivivere, e comunque dico, c'è il tentativo appunto di avviare una vita democratica con appunto dei rappresentanti del popolo in Parlamento, rappresentanti che per la prima volta nella storia dello Stato della Chiesa sono dei laici e prima erano tutti ecclesiastici. Quindi quanti elementi di modernità in questo periodo. E anche il fatto che vi dicevo, anche qui una questione complicata, insomma, è molto lunga, quello dei rapporti tra Stato e Chiesa. Il giurisdizionalismo settecentesco inizia a trovare delle applicazioni ben concrete, perché appunto il Papa, come si diceva prima, viene riconosciuto solo con autorità spirituale. Ci sarà tutto un problema poi per il giuramento di fedeltà alla Costituzione, non posso entrarci per motivi di tempo, ma insomma le basi per la moderna democrazia, con tutti i limiti e con tutte le sue contraddizioni, dicevo appunto di alcune contraddizioni politiche molto forti, ma insomma vengono impiantati in questo periodo. Contraddizioni. C'è un sistema parlamentare, però in questa primissima fase i rappresentanti del popolo sono eletti dall'alto. Non c'è il tempo ancora di fare delle libere votazioni, si spera di poterle fare successivamente, invece poi cadrà la Repubblica. E di fatto poi i militari francesi instaurano quella che potremmo definire una sorta di dittatura militare, perché nessun articolo della Costituzione romana non solo, vabbè, non entra nel tema delicatissimo dei rapporti Stato-Chiesa, volutamente, un silenzio molto eloquente, ma soprattutto ci sono due articoli della Costituzione che prevedono che ogni legge che venga discussa ed emanata dal Parlamento debba essere sottoposta all'approvazione del generale in capo delle forze militari francesi. E quindi diciamo un grave vulnus per la democrazia. Eppure, nonostante appunto tante fragilità, tante debolezze, si tenta di cambiare qualcosa. Il Tribunato e il Senato, appunto le due Camere, svolgono una loro attività legislativa, vengono aboliti i feudi e i fideicommessi, ridotte le mense vescovili a non più di 2.500 lire, vengono discusse molte questioni, poi tante non arriveranno in porto, non arriveranno a essere una vera e propria legge, perché appunto poi cadrà la Repubblica. E in particolare viene avanzata dagli elementi più democratici che appunto faticano molto a incidere sulla vita
politica della Repubblica stessa, il tentativo di stabilire un limite.